Costituzione c'è scritto che il Presidente promulga le leggi, e se io lo firmo oggi, il Parlamento vota un'altra volta quella legge, e io sono, c'è scritto, sono obbligato, e allora no, non lo sapete se dite non firmate, perché non significa niente. Risponde con fermezza il Presidente della Repubblica, improvvisando quasi una lezione di diritto costituzionale. È in Basilicata il capo dello Stato, partecipa a un convegno sulla questione meridionale, ma parlando in piazza con alcuni cittadini che gli chiedono di non firmare la legge appena approvata dal Parlamento sullo scudo fiscale, coglie l'occasione Napolitano per ricordare le prerogative che gli assegna la Costituzione, ripetendo che non firmare non significa nulla. Parole che Antonio Di Pietro commenta con toni durissimi. Il capo dello Stato, dichiara il leader dell'Italia dei Valori, affermando che non poteva non firmare, ha compiuto un atto di viltà e abdicazione. Immediata la condanna di maggioranza e opposizione. Per il PDL è Di Pietro la vera minaccia alla democrazia. L'UDC chiede che l'Italia dei Valori venga isolata in Parlamento e in ogni altra sede istituzionale. Napolitano semplicemente ineccepibile, commenta il segretario del PD Franceschini. Solidarietà al capo dello Stato, dal Presidente del Senato. Il prestigio e l'autorevolezza istituzionale del Presidente della Repubblica, dichiara Schifani, sono talmente noti e apprezzati che non vengono minimamente scalfiti dagli ingiusti e offensivi attacchi a cui oggi è stato sottoposto. Trattasi di una norma che premia solo i delinquenti. E a Tremonti, che dice che si permette così di far rientrare 300 miliardi in Italia, rispondo: 300 miliardi a favore di chi? Non degli italiani, ma di alcuni delinquenti italiani che, una volta preso quei soldi, semplicemente se li terranno nel cassetto e se li riporteranno all'estero. Cornuti e mazziati saranno gli italiani. La mafia, ringrazio.